È una normalissima giornata ad Allison Street. Oh, quasi. Ok, potete passare. Adesso c'è il cambio turno. Meno male. Vado allo Starbucks. Ehi, Marco! Oh, come stai, Super Capibara? Come procede il tuo lavoro da vigile? Alla grande, alla grande! E qualche multa l'hai fatta? Sì, finora una l'ho fatta. Perché uno stava andando in giro con il vetro rotto. Benissimo. Adesso ho il cambio turno. Che dici se andiamo tutti insieme allo Starbucks? Va bene. Nel frattempo. Oh, maestro Tucano, dove ci porterai, maestro Tucano? Per mille pennuti, dove ci porterai, maestro Tucano? Maestro Tucano, maestro Tucano! Perché ci hai portato in una città dove vivono questi fantomatici esseri umani? Maestro Tucano, abbiamo tante domande! Adesso vi risponderò! Nel lontano 1200, quando regnava pace e salute tra gli uccelli, piccole comunità di pennuti e piccoli migratori provenienti da tutte le parti andavano al sacro tempietto per fare offerte al creatore degli uccelli. Ecco! Maestro Tucano, e che tipi di offerte? Sacrificavamo per quel pennuto corpi di insetti, zampe di rettili, e chi si era appena sposato e accoppiato doveva sacrificare una delle tante uova al sacro uccello. Lì sopravvaleva la pace e l'armonia, fino a quando gli insoliti ed efferati umani, col loro animo nero pieno di cattiveria e di tristezza, decisero di uccidere tutti gli uccelli. Le loro lance affilate li ammazzavano, per loro gli davano tanto fastidio. Distrusse il tempietto, distrussero la statua e le comunità degli uccelli andarono perdute. Io, uno dei pochissimi sopravvissuti, decisi di mantenere viva questa comunità. E se voi siete ancora vivi, è tutto grazie a me. Ho deciso di vendicarmi dopo tanti anni agli umani. Ci state? Sì! Bene, partite con me. Maestro Tucano, sento già profumo di vendetta. Bene, iniziamo la guerra. Sì! Non mi sento così felice da 800 anni. Sì! Stanno distruggendo tutto! Sciagallo, dove sei finita? Lasciami stare! Danny, sono preoccupato! Oh no! Cosa sta succedendo? Oh no! Ehi! Cosa c'è? Chiamami il maestro delle tartarughe! Cosa c'è, maestro delle tartarughe? Come vedete, Allison Street è stata distrutta dalla comunità degli uccelli. Come e perché? È una lunga storia. Ma uno dei vostri figli oppure nipoti dovrà andare in spedizione. Dovrà allenarsi e dovrà sconfiggere gli uccelli. Oh no, mi sembra una cosa troppo pericolosa, no! Abbiamo scelto questa famiglia a sorteggio. Puoi mandare uno dei tuoi figli o tutti e due, o se ce ne sono più di due, a in spedizione. Va bene, decido di mandare Marco e Jonathan. Almeno là impareranno alcune mosse. E se sconfiggeranno gli alieni, sarò orgoglioso di loro. Figlioli miei,
Mi raccomando, tornate belli e forti. Lo promettiamo, Chagall. Lo promettiamo, Mr. Robinson. Partite insieme a me nel mondo delle tartarughe. Che mondo! Oh, non ci credo! Siamo nel mondo delle tartarughe! Sì, siete nel mondo delle tartarughe! Chiamatemi maestro delle tartarughe o maestro delle lance! Oramai sono anziano. Non so fare alcune mosse che sapevo fare da giovane. Bene, che cosa dobbiamo fare? Che io sono molto preoccupato. Pure io. Dovete imparare alcune mosse di Kung Fu. E ad ogni mossa riceverete un premio, un ordine. Iniziatevi ad allenarvi con le lance a foglia. Siamo riusciti a trovare una replica degli uccelli. Allenatevi. Oh, ok. Dopo tanti giorni di allenamento. Ciao! Oh, mossa del Kaikon! Cha! Oh! Tocca a te, Marco! Credi in te stesso, Marco! Mossa del Dianguo! Cha! Mossa dell'avvolgimento! Guarda bene com'è fatta questa mossa dell'avvolgimento! Hai avvolto l'uccello! Infine, mossa del Taikon! Bravissimi! E tu chi saresti? Sono il fratello del maestro delle tartarughe! Ora siete pronti per sfidarvi contro gli uccelli. Sarà una battaglia dolorosa, dura e difficile. Sono sicuro che ce la farete. Avete ottenuto l'onorificenza di dragone d'oro. Sul serio? Ti ricordi che eravamo partiti con dragone di platino? Poi siamo passati a dragone di bronzo, poi a dragoni d'argento, poi dragoni d'oro. Sì, siamo pronti. Il massimo che potevate ottenere è dragone delle stelle, che viene dopo il dragone d'oro. Dopo questo non ci sarà più nulla. Ma siete pronti anche così? Non fa niente. Siamo pronti a combattere in ogni situazione. Chissà cosa sarà accaduto ad Allison Street. Ho paura. E ultima cosa, prima di lasciarvi partire, quando vedete questi tipi di uova, scappate immediatamente. Sono delle uova bombe. Cioè, sono delle uova. E se per sbaglio le calpestate e le rompete, siete sbagliate delle bombe e voi morirete istantaneamente. Fate attenzione. Ora potete partire verso terre lontane. Eccomi, adesso vi devo lasciare. Devo ripartire verso la terra delle tartarughe. Ciao. Ciao, maestro delle tartarughe. Ciao, maestro delle tartarughe. Non vi dimenticherò mai. Ce la potete fare, ragazzi, ce la potete fare. Ah, gli uccelli si sono fermati, ma vogliono ancora combattere. Oh. Adesso ci dichiariamo guerra. Ok, non potete batterci. Questo lo dici tu. Che la battaglia abbia inizio! Questo perché noi uccelli non ci facciamo del male. Pure se ci scannate un pianeta addosso non ci fate per niente male. No! Aia! Mossa del tuono fulminante! Dobbiamo usare la mossa del dragone d'argento! Mossa del pennuto arrabbiato! No! Abbiamo un modo per uccidervi! Mossa del dragone stellare! Ce l'abbiamo fatta! Bravissimi! Siamo orgogliosi! Dov'è Jonathan? Oh, che bello! Sì! Oddio, Allison Street è sotto sopra.
Bene ragazzi, questo video termina qua. Spero che vi sia piaciuto, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao! Ce l'hanno fatta, basta credere in te stesso, credete in voi stessi, ragazzi. Oh.